Continuano ancora i dubbi sul mega impianto di biometano che sorgerà ad Auletta. Pertanto, il comitato Auletta Casa Mia, formato dai cittadini del piccolo borgo Tanagrino, lo scorso agosto ha posto il quesito a Rosa D'Amato, nonché parlamentare europea nei Verdi Alleanza Libera Europa, per esaminare la vicenda del grande impianto di biometano che sorgerà in località Cerreta. I quesiti posti riguardavano l'azienda Neo Agroenergie SRL e la volontà di realizzare un impianto per la produzione di biometano con una capacità produttiva di 500 standard metro cubo. Il biometano in questione, inoltre, sarebbe ottenuto dalla raffinazione di biogas proveniente dalla fermentazione priva di ossigeno di prodotti e sottoprodotti organici provenienti da aziende agricole. L'impianto riceverà i fondi dal PNRR e sarà realizzato a ridosso del fiume Tanagro. La società intende ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti mediante procedura abilitativa semplificata, ovvero PAS. Il comitato intende avere chiarimenti da parte della D'Amato sulla natura dell'impianto e se sia in linea con i requisiti del regolamento 2021-241. La Commissione parlamentare europea ha risposto a tali quesiti e ha rimarcato che le autorità nazionali competenti dovranno stabilire se il progetto, per le sue caratteristiche, rientri nell'ambito di applicazione, ha detto la D'Amato. Occorre effettuare una valutazione dell'impatto ambientale e inoltre i traguardi e gli obiettivi degli investimenti del biometano comprendono alcuni aspetti chiave della conformità al principio non arrecare un danno significativo, che saranno pertanto valutati una volta che tali misure saranno presentate alla Commissione nell'ambito delle richieste di pagamento.